Sono in tempo? Ho corso un bel po' per aver perso l'autobus. Ma adesso un po' di sollievo. Era una lattina di coca quella? Tutti sanno che non si può portare il cibo in classe. Non sapete leggere, ragazzi? L'insegnante l'ha fatto sul serio? Questa giornata si fa sempre più brutta. La mia bocca sembra... carta vetrata. Ehi, sento cadere dell'acqua? Vorrei che qualcuno mi annaffiasse. C'è acqua dappertutto qui dentro. Non ho mai avuto così tanta sete. Ok, sto ufficialmente perdendo la testa. C'è qualcuno che mi sta ascoltando. Che cos'è questo suono? Strano. Ok, questo è un parto della mia mente. Ok, mi hai scoperto. Che cos'è? Geniale, vero? Ne faccio subito uno anch'io. Boom! Non proprio. Inizia mettendo la lattina al centro. Gira la linguetta in questo modo e infilaci la cannuccia. Bisogna nasconderla bene tra le matite. La lattina non dovrebbe essere visibile. Visto? Un brindisi a chi pensa fuori dagli schemi. Voi due! Dovete stare attenti con quelle cose. Ehi, Brian! Oh, ehi! Wow, posso? Ok. Avevo dimenticato quanto fossero deliziosi questi cosi. Posso provarne una verde? Sembra il mio compleanno. Solo un'altra qui. E anche questa. Grazie. Dove sono finite le strisce frizzanti? Cosa? Brian, maniaco dello zucchero! Che c'è? Oh, scusa. Sei sulla mia lista nera. Mi guarderei le spalle se fossi in te. Nessuno può finire le mie caramelle frizzanti! Capito? Ci tieni al tuo collo, vero? Vado a prendertene altre, ok? La paura è davvero potente. Mi limiterò a sgranocchiare questi finché non torna. Vuoi anche tu un orsetto pieno di caramelle? Per prima cosa, taglia la testa e rimuovi la lanugine. Poi infila un barattolo nel collo. Applica la colla a caldo sul vaso in questo modo. E attacca la pelliccia tagliata prima che la colla si asciughi. Potrebbe richiedere un po' di trazione. Una volta fatto questo, versa le tue caramelle o la tua merenda preferita. Poi incolla il coperchio sotto la testa dell'orso. Dovrebbe avvitarsi bene. Brian è tornato. Ho riempito la tua ciotola, Ellie. Però l'ho mangiata di nuovo tutta per sbaglio. Ne ho altre, vedi? Mangiare da un orso mi spaventa. Credo di aver perso l'appetito. Sei in ritardo, signorina, e non è permesso bere. Accidenti, ma l'ho appena comprato. Ehi, prof, scusa se sono in ritardo, ci si perde in questi corridoi. Va bene, ma muoviti. Mamma mia, ho la gola secca. Mi servirebbe proprio un po' di succo d'arancia. Ehi, hai qualcosa da bere? Oh, Lily, perché sbavi? Ciao, c'è qualcuno? A volte quando vuoi qualcosa disperatamente cominci ad immaginarlo, ma a quanto pare Kevin sa esattamente come fare. Per questo trucco prendi una cover in plastica e rimuovila dal telefono. Rivolgila verso l'alto su un sacchetto di plastica, prendi un pennarello e disegna sulla plastica. Dopo rimuovi la cover e taglia lungo il contorno con un paio di forbici. Ora dovresti avere due pezzi, vedi? Quindi prendi una striscia di carta forno e posizionala sui bordi corrispondenti e premi con un ferro da stiro. Fallo per tre dei quattro lati di plastica. Dovresti avere ciò che sembra un piccolo sacchetto di plastica. Adesso prendi il coperchio dal succo e metti la colla intorno alla base. Prima
prima che si asciughi, mettilo nell'apertura del sacchetto così che funga da beccuccio. Poi prendi il drink e mettilo nel sacchettino, riempiendolo quasi al massimo. Non dimenticare di rimettere il cappuccio. Infine, vai avanti e usa la colla a caldo sui lati esterni della cover. Adesso incolla la busta. Una volta pronto, rimetti la cover e goditi il tuo succo. Vuoi bere, Lily? Oh, meno male, stavo per morire. E se passa l'insegnante, non preoccuparti, non si vede niente. Sì, è a prova di prof. Il fiume Mississippi comincia da un piccolo ruscello nel bellissimo stato del Minnesota. Oh, sono così in ritardo! Speriamo che nessuno se ne accorga. Ava, sei in ritardo? Prendi posto. Sì, prof. Allora, come vi dicevo, del fiume Mississippi... Sembra che tu sia stata dentro un frullatore. Ciao, Madison. Oh, ciao, Ava. Povera ragazza, ha bisogno di aiuto. Ava, questo è per te. Oh no! Sembro un gorilla, accidenti! Mi devo sistemare. Oh no, sono sempre uguale. Forse nessuno ti noterà. Aspetta, io posso aiutarla. Ava, guarda questo. Abbiamo della cipria. Sparkles. E anche del glitter. Oh, e il fondotinta. Sono la tua fata madrina del trucco. Ho prima fatto un organizzatore per le matite. Con il cartone sono riuscita a nasconderlo nel cassetto. Adesso è il momento di usare il mio fondotinta preferito. Questo cassetto può contenere molto e ci sta a pennello. E non posso non mettere il rossetto. Poi ci sono anche dei divisori per il glitter e gli sparkles. E i correttori stanno sopra. E adesso gli accessori! Questo va qui. E il lucida labbra va qui. E adesso ci metto anche i pennelli. E per nasconderlo, userò tutte le matite colorate. Madison, sei geniale! E adesso mi devo truccare. E il correttore mi serve. Fondotinta. E adesso le labbra. Ah, non posso dimenticarmi gli occhi. E infine i dettagli. Ah, niente più faccia da gorilla per me. Grazie mille, Madison. E di cosa? Ragazze? Non c'è niente di peggio di quando hai bisogno di truccarti ma non hai il make-up. Che la lezione abbia inizio. Mi serve il gesso. Qualcuno di voi ha un pezzo di gesso? No. Io no. Ci penso io. Au! La mia faccia, ma che stai facendo? Non capisco che sta succedendo. Bisogna strofinare ancora e voilà. Un pezzo di gesso. Una specie almeno. Puoi usarlo per scrivere sulla lavagna. Oh, la mia faccia, il trucco! Meno male che conosciamo alcuni modi strani per nascondere il trucco in classe. L'insegnante è molto presa, ma com'è noiosa questa lezione. Mi stavo per addormentare. Forse un po' di zucchero mi sveglierà. Ne prenderò soltanto un pochino. Sono i miei capelli o stanno spuntando dal nulla. Rimanete lì. E adesso che faccio? Oh sì, il mio notebook! Lo sapevi che può essere un portacaramelle? Comincia tagliando il coperchio con la lama. E segui il righello in questo modo. Adesso sbarazzati del quadrato che hai appena tagliato. Prendi una busta in plastica trasparente e incollala dentro la copertina. Adesso prendi le caramelle e mettile nella busta. Più colorata è, meglio è. Comincia dall'alto e procedi verso il basso. Sì, proprio così!
Adesso vedi le caramelle, ma quando chiuderai il quaderno vedrai soltanto una copertina. Vedi? È la cosa più bella che io abbia mai visto. Per non dire la più gustosa. E questo, amici miei, è il corpo umano. Ha finito? Oh, su, smettetela, sto arrossendo. I raggi del sole sono molto potenti. Il tempo vola quando ti diverti. Ci vediamo dopo la ricreazione. E sai questo che significa? Merenda! E io una bella busta di patatine da sgranocchiare. Al barbecue, le mie preferite. Dai, fammi vedere per favore. Queste ragazze sono davvero concentrate su quel video. Ehi, occhio alla busta. Oh no, ben fatto Maddie. Ma come ci sono arrivate laggiù? Ma che casino. Però penso di sapere come fare. Ecco. Le penne sono così versatili. In effetti, ho un'idea geniale. Basta fare un buco nella borsa in questo modo e puoi appenderla tra i banchi. Guarda! Figo, vero? Ma sei un genio degli spuntini o cosa? Sì, qualcosa di simile. Ragazzi, la ricreazione è finita. Mastica. Piano. Più piano. Molto più piano. Tranquilla, non se ne accorgerà.